stata esaminata la gestione che c'è stata in questo periodo emergenziale, sono state evidenziate alcune cose che non sono andate, sono state evidenziate invece tante cose che hanno funzionato, perché i numeri dicono che comunque in Marsica, grazie a Dio, questa pandemia non ha creato i danni che ha creato altrove, e sono stati evidenziati in seguito quelle che sono le prospettive per la ripresa. Riguardo l'argomento delle cosiddette zone grigie, è proprio di questi minuti la notizia che, a seguito di una riunione che la direttrice sanitaria ha avuto ieri con gli operatori dell'ospedale di Avezzano, una delle due aree grigie verrà dismessa. Adesso piano piano, e grazie a Dio, questa emergenza si sta superando, ma l'ospedale deve ripartire con tutti i servizi. Riguardo al personale, si è detto chiaramente che il personale che era stato dislocato all'Aquila per l'emergenza Covid attualmente sta rientrando ad Avezzano. In seguito si è parlato pure del concorso per gli infermieri che la ASL sta facendo e che ci consentirà di agire in serenità, perché è ovvio che gli ospedali sono sì le strutture, ma sono soprattutto le persone che vi operano dentro, ed avere degli infermieri stabilizzati, magari non in prestazione di lavoro, ma infermieri assunti regolarmente a tempo indeterminato, è garanzia di ulteriore qualità per l'attaccamento al lavoro che queste persone possono avere. Io ho chiesto con forza e con insistenza che, al di là adesso dell'emergenza Covid, si affronti il vero problema dell'ospedale, e mi riferisco alla grave carenza di primari. L'ospedale di Avezzano oggi è in deficit per ciò che riguarda le strutture apicali. Abbiamo tantissimi facenti funzioni che sono bravi, fanno il loro lavoro, però è evidente che un primario vincitore di concorso che ha la responsabilità del reparto è sicuramente una persona che ha, oltre l'autorevolezza, anche l'autorità per poter gestire al meglio i reparti.